Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, celebriamo quest'oggi, secondo il calendario della forma più antica del rito romano, la terza domenica dopo la Santa Pasqua. E in questa domenica la nostra buona Madre Chiesa ci propone un brano del Vangelo che si riferisce a un discorso che Gesù ha fatto durante l'ultima cena. E questo un po' si deve sorprendere. Ma come? La gioia di Pasqua, ci siamo rallegrati, abbiamo visto la volta scorsa, nel domenica scorsa abbiamo visto l'istituzione della confessione, l'apparizione del risorto e adesso facciamo un passo indietro? E come mai questo? Come mai questo? Come mai un discorso dell'ultima cena dove Gesù ci dice in questo tempo in cui non dovremo gioire e che piangeremo, quindi si ritorna a parlare della passione e quando ancora siamo nel tempo pasquale, come mai questa apparente contraddizione? E vedete, è un'apparente contraddizione perché noi siamo, vedete, nel tempo dopo la resurrezione di Gesù, nel tempo che va dalla resurrezione alla parusia, cioè alla seconda venuta. Allora c'è un'analogia, c'è un'analogia, fratelli carissimi, tra il tempo prima della passione e la resurrezione di Cristo, e quindi c'è un certo lasso di tempo, quindi giovedì santo, mattino di Pasqua, e questo tempo è figura del tempo che c'è tra ora, cioè dopo la resurrezione di Cristo, e la sua seconda venuta. Cioè, vedete, c'è un parallelo, cioè il tempo che ci aspetta da qui alla fine del mondo, alla seconda venuta di nostro Signore, quando verrà a giudicare i vivi e i morti, è analogo al tempo che c'è tra giovedì santo e la mattina di Pasqua. Adesso vediamo, cerchiamo di spiegare, se lo Spirito Santo e la Madonna mi aiuteranno, questo parallelo. Allora, dice Gesù, il Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 16 e seguenti. E nel versetto 16 dice, Gesù dice, un poco e non mi vedrete, e ancora un po' che mi rivedrete, perché vado al Padre. Allora, cosa vuol dire un poco? Un poco e non mi vedrete, è perché siamo a giovedì santo, quindi da giovedì santo alla morte di Gesù nel sepolcro, quanto passa? Passa un giorno, neanche un giorno, 24 ore, quindi un poco e non mi vedrete, ancora un poco e mi rivedrete, un poco e mi rivedrete, perché? Perché risorgerò e poi dopo 40 giorni salirò alla destra del Padre, Allora però i discepoli a un certo punto vedete quindi si sono, adesso vengo al parallelo, scusate. Dunque, allora, questo poco tempo, cioè ancora un poco e non mi vedrete, ancora un poco e mi rivedrete, cosa vuol dire? Dopo che Gesù è risorto, Gesù quanto è stato con gli apostoli? 40 giorni, Quindi ancora un poco e non mi vedrete, perché questi 40 giorni è un tempo breve. Ancora un poco e mi rivedrete. Allora, perché è un poco, questo secondo poco, che cos'è? È il tempo che va appunto dall'ascensione del Signore alla sua seconda venuta, e perché è chiamato poco nonostante siano migliaia di anni? Perché è poco rispetto all'eternità, che ci aspetta. Questi sono... Il tempo di questa vita è poco, fratelli carissimi. Cioè, quando saremo in paradiso, speriamo di arrivarci, appena speriamo di arrivarci direttamente, ma mettiamo che sia all'uscita proprio dal purgatorio, almeno una scottatina, pare che la dobbiamo fare tutti secondo l'insegnamento dei santi, come una volta quando si faceva il pollo, quando si fiumava a mano, il pollo si metteva sul fornello e sentiva la puzza di bruciato, ricordo quando lo faceva mia mamma. Allora una cosa così sembra che dobbiamo farla tutti. Allora, usciti dal purgatorio, speriamo di no, noi dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di andare in paradiso direttamente senza passare dal purgatorio con un alto grado di gloria. Questo è il nostro obiettivo. Allora comunque, o subito perché ce l'abbiamo fatta, o dopo il purgatorio, perché purtroppo non ci siamo riusciti, però speriamo di riuscirci. Cosa sembrerà di tutto, anche di una lunghissima vita, anche dei millenni, anche di tutta la storia umana, anche da quello che ci separa da qui alla fine del mondo? E sembra tutto un attimo.
Un attimo. Allora, ancora un poco e non mi vedrete, perché sto qui 40 giorni e poi non mi vedrete più con gli occhi del corpo. Però ancora un poco, quindi questo tempo della vita che è un battito di ciglia, fratelli carissimi, battito di ciglia, e mi rivedrete. Io, vedete, cari fratelli, adesso io ho 65 anni e mi ricordo quando ero bambino e ero in braccio a mia mamma. Mi ricordo per esempio il primo giorno di scuola, mi ricordo alcune cose, e da quei giorni lì, da quando mia mamma mi prendeva in braccio, da quando il primo giorno di scuola, e adesso a 65 anni è passato un attimo, fratelli carissimi, un attimo, 65 anni. Siccome io vivrò almeno fino a 130 anni, altri 65 anni cosa saranno? Quale sarà la mia vita? Due attimi, vedete. Allora, un po' che non mi vedrete e ancora un poco e mi rivedrete, vedete, fratelli carissimi. Bene, allora dice Sant'Agostino, l'intero spazio che attraversa l'attuale età del mondo non è che un piccolo tempo. Come dice anche lo stesso Evangelista, è l'ultima ora. E ancora, questo poco tempo ci sembra lungo perché è ancora in corso, ma quando sarà terminato sentiremo quanto sarà breve. Allora la nostra gioia non sia come quella del mondo di cui si dice il mondo si rallegrerà. Non dobbiamo nemmeno essere addolorati senza gioia nel travaglio di questo desiderio, ma come dice l'Apostolo, lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione. Perché colei che è in travaglio, a cui siamo paragonati, poi lo vedremo, si rallegra di più per il figlio che nascerà da lei, che non si addolora per le sue sofferenze attuali. Ecco, vedete, fratelli carissimi, quello che si dice Sant'Agostino di questo poco tempo. Quindi allora c'è, vedete, un senso diretto, sono il poco tempo in cui Gesù non viene visto dagli apostoli, può poi essere rivisto dopo la resurrezione. E un tempo allegorico, vedete, questo poco tempo che si separa dall'incontro con Cristo dopo la nostra morte corporale. A questo punto però, vedete, è già un po' difficile per noi questo versetto figurarsi per i discepoli che non avevano ancora capito, poi avrete tante cose, perché hanno capito bene quando è il giorno di Pentecoste. Quindi, ecco, e allora si chiedono, no? E hanno paura di dire al Signore, che cos'è questo che dice un po' che non mi vedrete, un po' che ancora mi vedrete, e io me ne vado al Padre? Che cos'è questo poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire, si dicevano così. E allora vedete il Signore che cosa fa? Legge, perché legge nei cuori, e cerca di dare la sua risposta. La sua risposta. Allora i santi che cosa dicono? Allora, da un lato le parole sono un po' difficili, sono difficili per noi, figurarsi per loro. Noi che sappiamo già come è andata a finire. In secondo luogo erano oppressi dal dolore. E ancora i padri dicono che non credevano ancora con certezza che egli sarebbe risorto il terzo giorno, perché non l'avevano ancora capito bene. Cioè, noi lo sappiamo perché si hanno ripetuto, ma è lì, è il primo contatto con la risurrezione, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo capire questa incertezza degli apostoli. Allora vedete, Gesù sapeva che glielo volevano chiedere, quindi lui dà la risposta, spiega. In verità vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Vedete che allora questo parallelo tra quei tre giorni di assenza, quel poco tempo di assenza del Signore, diciamo nella sua vita fisica, e i secoli successivi, è lo stesso Signore che lo fa. Quindi, perché quando parla voi piangerete e gemerete, dal mondo si rallegrerà, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia, di che cosa si tratta? Allora, voi piangerete e gemerete, allora sono in quei due giorni in cui Gesù starà nel sepolcro, dove i discepoli piangono, hanno paura che rubino il corpo del Signore, ma il mondo, allora possono essere i giudei, il Sinedrio, si rallegrerà, ecco,
ecco quello si era detto Messia, ecco l'abbiamo ucciso, adesso voglio vedere, abbiamo inchiodato sulla croce. Ecco, questo può essere una prima gioia del Sinedrio, eh? Ma vedete, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia il giorno di Pasqua. Si rallegrarono i discepoli a vedere il Signore, ma però qui si vede che si riferisce alla vita della Chiesa, alla vita della Chiesa dove il mondo si rallegra. Allora pensiamo, le persecuzioni dei Romani, quando Nerone vedeva i cristiani crocifissi lungo la Via Appia, tutti illuminata dai roghi, le persecuzioni dei cristiani, i campi di concentramento, i tiranni di questo mondo, ecco, tutte le persecuzioni che hanno avuto i cristiani, i malvagi si rallegrano, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Ecco, coraggio, voi lo sapete, voi lo sapete che la vita della Chiesa continua la vita di Cristo, è una copia della vita di Cristo. E anche adesso siete tribolati, in un modo o in un altro. Se siete buoni cristiani, immediatamente avete l'odio del mondo. Lo dette il Signore. Come dice San Luigi di Montfort, che riprende la Sacra Scrittura, c'è un'inimicizia, un odio segreto stabilito da Dio tra la stirpe del serpente e la stirpe della donna. No, il serpente attacca e insidia il calcagno della donna, cioè specialmente i devoti di Maria, i buoni, sono insidiati. Addirittura Gesù dice: vi trascenderanno, vi uccideranno pensando di rendere culto a Dio. Pensando di rendere culto a Dio, vedete? E certe persecuzioni che un certo clero alto e basso modernista fa nei confronti dei buoni cattolici è proprio credono di rendere culto a Dio, perché a questa, finalmente, ecco la vera religione, basta con quello che c'era prima, con quello che a volte viene chiamato prima del Concilio, oppure prima di Papa Francesco, allora con la nuova Chiesa finalmente che si evolve, che ha capito che bisogna, Dio mi perdoni se oso dire queste cose, che ha capito pace libero tutti, vi diamo la molla, partite pure, non so se avete presente la corrida di Pamplona, quando vengono i tori, vengono lasciati liberi, ecco, partite pure, fate quello che volete, perché ci sono i fattori attenuanti, fate quello che volete, tutti, viva la nuova Chiesa. Questi qui perseguitano i buoni cattolici, vedete, fratelli carissimi. Non ultima, ultima cosa di questi giorni, nella diocesi di Chieti, vedete, fratelli carissimi, l'arcivescovo Monsignor Bruno Forte ha firmato un documento in cui obbliga a ricevere la comunione in mano, capite, cari fratelli? Cioè andare a rompere la comunione nel momento in cui si fa la comunione. E vi perseguiteranno credendo di rendere culto a Dio. Vedete, allora mica fai roghi, mica vi crocifigge, eccetera. Ma è una persecuzione morale, perché alcuni buoni cristiani come soffrono nel non poter fare la comunione in ginocchio. Vedete, vi perseguiteranno credendo di rendere culto a Dio. Allora vedete, il mondo si rallegrerà. Adesso glielo faccio vedere io a questi bigotti che vogliono fare la comunione in ginocchio, ecco, magari col velo in latino, glielo faccio vedere io. No, comunione solo della mano. Il mondo si rallegrerà. Capito? Va bene, carissimo. E vi perseguiteranno credendo di rendere culto a Dio. Questa è la vera Chiesa, questa è la Chiesa, tra virgolette, del Vaticano II, di Papa Francesco, eccetera. Ma io non ho niente contro il Vaticano II, però ripeto gli slogan. Cioè, questa terribile visione della divisione in una cosa che invece che deve crescere omogeneamente, senza rottura, senza... così, vedete, fratelli carissimi. Allora, ecco, ancora, vedete, fratelli carissimi, tutta la Sacra Scrittura, quando dice, parla dei i giusti, dunque i giusti soffrono avversità in questa vita e gli empi esultano per la loro prosperità. Questa qui è un po' una costante a me apparente di questa vita, perché poi anche gli empi muoiono, anche gli empi, cioè viene sera per tutti. Allora vedete, San Girolamo scrive nella lettera 34esima: è impossibile che qualcuno goda dei beni sia qui che nell'aldilà, che si riempia il ventre qui e l'anima là, che passi di delizia in delizia, che sia il primo in entrambi i mondi, che appaia alto nella gloria
sia nel cielo che in terra. È impossibile, fratelli carissimi. Non si può star bene di qua e di là. Non si può avere un paradiso in terra o un paradiso di là. Noi sappiamo allora che cosa c'è qui. Allora forse c'è l'inferno di qua. No, perché il buon cristiano ha la gioia nel cuore quando segue Cristo crocifisso. La sua consolazione, la consolazione nostra, è vedere il nostro capo, Gesù crocifisso, che sale il Calvario con la croce, noi gli andiamo dietro, Gesù si gira a guardarci e a noi quegli occhi, quel cuore, quel sorriso ci basta. Ecco, questa è la gioia del cristiano. Allora, vedete, quali sono le gioie del cristiano nonostante queste sofferenze? Le descrive bene, diciamo, Tertulliano in una sua opera, e descrive questa bella frase: quale piacere più grande del disgusto del piacere disonesto, del disprezzo del mondo, della vera libertà, della purezza di coscienza, della sufficienza della vita, del non temere la morte, del calpestare gli dei pagani, del cacciare i demoni, dell'operare guarigioni, del vivere per Dio? Vedete che bello, eh? Questi sono i piaceri dei cristiani. Santi, i piaceri santi, permanenti, liberi. Preparati al segnale di Dio, svegliati alla tromba dell'angelo, gloriati delle palme del martirio. Guarda, l'impurità abbattuta dalla castità, l'incredulità uccisa dalla fede, la crudeltà abbattuta dalla misericordia, l'avarizia oscurata dalla modestia. Ecco, vedete, queste sono, fratelli, le nostre gioie. Queste sono le gare, dice sempre Tertulliano, delle quali noi siamo incoronati. E vedete, c'era quando nel martirio, nella passione di Santa Cecilia, c'è nel racconto che i critici moderni dicono che sicuramente era una leggenda, che sono tutte, non credono a niente, non credono al Vangelo perché non c'è il registratore, figurarsi se credono agli atti dei martiri, però vi leggo la testimonianza. Dunque dice, quando il prefetto Almacchio disse a Santa Cecilia, tu sei proprio stolta ragazzina, pensate, una bella ragazza da marito, pronta per il marito, nello splendore della giovinezza, tutto quanto, a un certo punto dice, ma tu rinuncia a tutte queste cose per il martirio, E allora il marito, Valeriano, che era stato convertito da Santa Cecilia, risponde lui, e al processo dice, verrà il tempo in cui riceveremo mille volte i frutti della nostra afflizione, e coloro che sono euforici di gioia piangeranno quando noi gioiremo. Attenzione, convertiti prima, perché noi gioiremo per sempre, ma tu piangerai per sempre. Adesso ridi, se ridi adesso, ridi per un momento. Questo è il tempo della semina. Perciò coloro che seminano lacrime in questa vita, in quella beata eterna, raccoglieranno la gioia eterna. Ecco, adesso c'è un punto che è molto particolarmente interessante. Allora, la donna, e Gesù usa un paragone, cioè fa rassomigliare questo tempo, il tempo di questa vita, il tempo della vita del cristiano, i dolori di questa vita, li paragona ai dolori del parto. E vediamo il significato mistico di tutto questo. Dice Gesù, versetto 16-21, la donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha data alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Allora, la donna quando partorisce è nel dolore. Allora, vedete, questa è un'esperienza, diciamo che qui ci sono diverse mamme, Ecco, e allora, diciamo, quando avete potuto abbracciare, care mamme, il vostro bambino, la vostra bambina, dopo tutti questi dolori, vederlo, e il sorrisetto del bambino come si avventa per cercare il latte, eccetera, in qualche maniera, se proprio non fa dimenticare, però compensa abbondantemente i dolori del parto. E adesso che vedete questi bravi figlioli, siete contenti di averli messi al mondo.
Allora, vedete, i padri della Chiesa fanno adesso un paragone, una considerazione, che le femministe, se ascoltassero questo brano, si arrabbierebbero, ecco tutta la teoria del gender, i fratelli e sorelle nelle preghiere della messa, Allora, perché cosa dice? La donna quando nel dolore è perché è venuta, partorisce, quando dà luce il bambino che potrebbe essere anche una bambina, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Non dice una donna, dice un uomo, è femminista, le vedo già, è tutte, ecco, tremate, le streghe sono tornate, vedete, quelle streghe del 68 adesso sono nelle curie, negli uffici della liturgia, capito come, questa è la realtà, è la realtà, ecco, sono, non posso dire hanno il velo da suora perché non se lo mettono, però insomma, questo è il dramma, cari figlioli, è venuto al mondo un uomo, allora, perché dice un uomo e non dice una donna? Perché scrittore dice un uomo, lo Spirito Santo, mi dispiace care sorelle, lo Spirito Santo ha detto un uomo, Perché vedete, è la passione di Cristo, cioè quel venuto al mondo un uomo vuol dire Cristo è risorto, cioè dopo la sua passione Cristo è risorto ed è venuto il cristiano, E allora dice Sant'Agostino, dice, la gioia è solita essere maggiore quando nasce un maschio, e poi spiego il motivo, perché c'è un significato mistico, per significare misticamente che i fedeli devono essere di animo maschile, sia nel fare che nel soffrire, perché sono chiamati alla contemplazione delle cose celesti e persino a prendere d'assalto il cielo, non nella mollezza di questo mondo. Cioè, capito? Cioè, vuol dire che ci vuole un cristianesimo virile. Questo io ho conosciuto delle donne molto più coraggiose, a volte più coraggiose degli uomini, però ordinariamente, cioè, l'uomo è quello più forte. Quindi, diciamo, il fedele rinato, il battezzato, deve essere di animo virile, cioè le donne devono essere delle sante Giovanne d'Arco, Non alla mollezza di questo mondo. Vedete, ahimè, siamo in un'epoca, ahimè, fratelli carissimi, altro che mollezza di questo mondo, dove c'è tutto un proliferare della teoria gender, eccetera, che si vedono uomini vestiti da donne, eccetera, finalmente il diritto civile, eccetera. Vedete? Allora, questo uomo bambino viene poi chiamato uomo per indicare la resurrezione di Cristo, perché con la sua resurrezione Cristo rinasce, per così dire, non come un bambino, ma come un uomo perfetto. È quello che ci aspetta, quindi noi in un certo senso siamo bambini che con la santità e fino alla resurrezione siamo uomini perfetti. Allora, adesso diciamo c'è una considerazione importante, perché gli autori antichi cosa dicevano? Dicevano che vediamo un attimo se riesco a non perdere il filo. Allora, il dolore dei discepoli ne viene paragonato dai padri a quello di una donna nel travaglio, e diciamo ci sono alcuni santi che fanno tutta una lista dei motivi per cui il dolore di adesso è paragonato al parto, perché entrambi sono dolorosi senz'altro, e il dolore è maggiore quando nasce un maschio. Allora io quando ho letto questa considerazione ho detto ma sarà una considerazione della medicina primitiva che a un certo punto notavano che quando nasce un maschio c'è un travaglio maggiore, sarà una cosa priva di fondamento scientifico. Poi provvidenzialmente, vi assicuro, mi è capitato in mano un articolo di una rivista di medicina, Pediatric Research, del 2016, quindi neanche 10 anni fa, dove hanno fatto uno studio che la nascita, il parto di un bambino maschio è più doloroso, e hanno fatto tutto, l'hanno provato clinicamente facendo tutte le analisi del sangue, per esempio alcune cose, adesso non sto a scendere, per esempio gli antiossidanti
e ci sono più antiossidanti nel sangue di quando nasce una bambina femmina nel cordone ombelicale di quando nasce il maschio. Quindi è un'infiammazione maggiore, è veramente il proprio, è provato scientificamente. Chi lo vuole mi scrive, gli do, e quindi Gender Specific Difference in Oxidative Stress, eccetera, eccetera, un articolo pazzesco su Pediatric Research del maggio del 2016. Il parto del maschio è più doloroso di quello della femmina, provato scientificamente. Allora, vedete, allora, siccome tutto è stato fatto in vista di Cristo, vedete, tutto è stato fatto in vista di Cristo, non, niente, cioè, in Lui tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Lo dice San Giovanni, San Paolo. E tutto è stato fatto in vista di Cristo. Il parto della donna è più doloroso perché anche il parto della donna raffigura la passione di Cristo. Vedete, che meraviglia, che meraviglia. Cioè, vedete, quella... vuol dire, vedete, siccome, guardate, siccome partorirai con dolore è dato in espiazione del peccato, cioè il parto con dolore dato in espiazione del peccato, Cristo si carica di tutto, anche dei dolori del parto in un certo senso, se li carica, si carica di tutto. E il parto dell'uomo è doloroso, fratelli carissimi, perché raffigura non solo la nostra pena, ma i dolori della passione di Cristo, di cui Gesù si è caricato per la nostra salvezza. Vedete, quindi partorirai con dolore e il parto spirituale della Madonna, che pur non essendo un parto assolutamente incontaminato, senza traumi, eccetera, ed è il parto stesso di Cristo, in un certo senso, che anche lui ha patito la passione come il dolore del parto. E non dice forse San Paolo, oh figli merita, regalati, che di nuovo partorisco nel dolore, dove viene paragonato il dolore degli apostoli al dolore del parto, nei fratelli carissimi. E anche San Gregorio Magno, nei Morali in Job, commentando Giobbe, il versetto «Hai forse tu udito il parto delle cerve?» Cioè, perché la cerva, secondo le tradizioni antiche, qui non ho trovato l'articolo che lo prova, è l'animale che soffre di più nel parto, va a partorire in posti nascosti, però chi cammina per i boschi sente il latrato della cerva che partorisce, no? Tu hai visto, dice Dio, Giobbe, una cerva partorire? Io sì che sono Dio, riesco a vedere, ma tu non riesci a vedere. Allora dice, questo dolore, è Dio, questo in senso spirituale vuol dire che Dio vede i dolori degli apostoli, cioè i dolori di quelli dei martiri, dei crocifissi, il dolore dei santi pastorelli. E dicono i santi, vediamo se riesco a trovare la citazione. Dunque, vediamo un po', diciamo, allora, vediamo un po'. Ecco, adesso, vediamo, ecco, adesso insomma, non lo trovo, ecco, pazienza, ecco. E comunque questo è appunto il dolore di tutti quelli che lavorano, gli apostoli per il regno di Dio, che seguono Cristo crocifisso. Ancora, secondo altri padri, questo dolore del parto è il dolore del rinnegamento di se stessi, della fatica che si fa a diventare buoni cristiani. Pensiamo quando uno ha la grazia della conversione dopo una vita o dissoluto nel peccato, che deve ricominciare, la fatica, il rinnegamento, eccetera. Anche questa è una sorta di, diciamo, di dolore del parto. Ecco, adesso concludo, cari fratelli, vediamo un po', diciamo, ecco, vediamo se riesco qui a trovare, ecco, concludo con Sant'Agostino, perché Gesù dice la vostra gioia sarà piena, un po' mi vedete, quando tornerò, la vostra gioia sarà piena quando mi vedete risorto, e sarà piena quando mi incontrerete o dopo la morte, se siete stati buoni cristiani, o alla fine del mondo. E avrete la gioia che nessuno ci toglierà. E dice Sant'Agostino, sarà un fine eterno, perché non ci potrà bastare che una fine senza fine. Dice,
di questa visione di Sant'Agostino, commento al Vangelo di San Giovanni, trattato 101, di questa visione, di questa conoscenza, l'Apostolo dice: vediamo ora come in uno specchio in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in maniera imperfetta, mentre allora conoscerò come sono conosciuto. Questo che è il frutto del suo travaglio, cioè la nostra visione di Dio che è frutto del travaglio della Chiesa, la Chiesa lo partorisce al presente nel desiderio, allora lo partorirà nella visione. Cioè il fatto che Signore, quando vedrò il tuo volto io cerco. Cioè è la Chiesa che partorisce ora nel desiderio questa visione. Allora la partirà nella visione. Ora gemendo, allora esultando. Ora pregando, allora lodando Dio. Lodando Dio. Ecco, fratelli carissimi. Allora, come dice San Luigi Merignon de Montfort, avanti, lanci lunghi pedalare, non dice così, questa espressione non la usa, però il succo è quello, cioè dove il devoto di Maria non si turba per nulla, non è scrupoloso, niente gli può fermare la sua decisione, andiamo avanti, verso quella fine, senza fine, quella beatitudine, che la Chiesa partorisce già adesso, ora gemendo, allora esultando, andiamo avanti, senza meravigliarsi di nulla, senza temere nulla, perché vedete tutto questo fumo, questi lacrimogeni che il demonio lancia, questi colpi di coda che possono sembrare anche per persecuzioni, sono di un momento. Sono di un momento. Anche questa crisi neomodernista, cari fratelli, che sembra veramente che cessare da tutte le parti, che non ne possiamo più, è un momentaneo, leggero peso della tribolazione. Non sto parlando, sia chiaro, di tutti i pastori, ma di alcuni cattivi pastori che occupano determinati sogli episcopali, eccetera, non ci sono lì per sempre. Non ci sono lì per sempre. Perché anche la vita di questi cattivi pastori dura 30 secondi. Il momentaneo leggero peso della tribolazione, anche della sopportazione di questi cattivi pastori, non ci deve turbare, noi andiamo avanti a fare il nostro dovere. Andiamo, il nostro dovere. Partoriamoci noi stessi con le doglie del parto, facciamoci santi, con la Madonna Santa sotto il suo manto. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Santa.